Lezioni di vita di Thomas Mann. La felicità non sta nell'essere amati, questa è soltanto una soddisfazione di vanità mista a disgusto. La felicità è nell'amare. La solitudine dà alla luce l'originale che c'è in noi. Alla lunga una verità che ferisce è meglio di una bugia di comodo. Il mito è il fondamento della vita, lo schema senza tempo, la formula secondo cui la vita si esprime quando fugge al di fuori dell'inconscio. L'uomo ama e onora l'uomo finché non gli è dato di giudicarlo. È l'amore, non la ragione, che è più forte della morte. Figlio mio, dedicati con gioia agli affari durante il giorno, ma fai solo quelli che ci permettano di dormire in pace la notte. Sono sempre stato un ammiratore. Io considero indispensabile il dono dell'ammirazione se uno vuole significare qualcosa. Io non so dove sarei senza di essa. Considera sacro ogni momento. Dai a ciascun momento chiarezza e significato, a ciascuno il peso della tua consapevolezza, a ciascuno il vero e dovuto adempimento. Se siete posseduti da un'idea, la trovate espressa ovunque, ne sentite persino l'odore. Il tempo raffredda, il tempo chiarifica. Nessuno stato d'animo si può mantenere del tutto inalterato nello scorrere delle ore. Ci sono tante diverse specie di stupidità e il senno non ne è la peggiore. La malignità è lo spirito della critica e la critica è l'origine del progresso e della civiltà. La vita, sapete, spezza qualcosa in noi, smentisce tante volte la nostra fede. Vi sono alcuni che necessariamente smarriscono la strada, poiché per loro non esiste una strada giusta. Le opinioni non possono sopravvivere se uno non ha occasione di combattere per esse. Riposare nella perfezione è il sogno di chi tende all'eccelso, e non è forse il nulla una forma di perfezione? Le avversità possono essere delle formidabili occasioni. L'uomo non educato dal dolore rimane sempre bambino. La tolleranza diventa il crimine se viene applicata al male. La solitudine fa maturare l'originalità, la bellezza strana e inquietante, la poesia, ma genera anche il contrario, lo sproporzionato, l'assurdo e l'illecito. La vita rende così tremendamente difficile credere nell'innocenza di qualcuno. Se un bell'uomo sta con una donna brutta, significa che ama davvero lei o il suo denaro. Il bene arriva sempre troppo tardi, diventa realtà troppo tardi, quando non si è più capaci di goderne. La capacità di godere richiede cultura, e la cultura equivale poi sempre alla capacità di godere. La nostra capacità di essere disgustati, lasciami osservare, varia in proporzione ai nostri desideri, cioè in proporzione all'intensità dei nostri attaccamenti alle cose del mondo. Le parole grosse, trite come sono, non si addicono molto a esprimere le cose straordinarie. Vi si riesce meglio sublimando quelle piccole, portandole al culmine del loro significato. Fermezza di fronte al destino, grazia nella sofferenza, non vuol dire semplicemente subire. È un'azione attiva, un trionfo positivo.
Niente è più singolare, più imbarazzante che il rapporto tra due persone che si conoscono solo attraverso gli occhi. La paura è anche una sensazione di vita più intensa. L'interesse per la malattia e la morte è sempre e soltanto un'altra espressione dell'interesse per la vita. Le cause di ogni avvenimento assomigliano alle dune del mare. Una è preposta sempre all'altra e l'ultimo perché, presso il quale si potrebbe riposare, sta nell'infinito. La partenza, non meno del ritorno, appare impossibile al disperato. La giustizia non è ardore giovanile e decisione energica e impetuosa. Giustizia è malinconia. Per rispetto alla bontà e all'amore, l'uomo ha l'obbligo di non concedere alla morte il dominio sui propri pensieri.